Buongiorno ragazzi, oggi continuiamo il nostro percorso di storia e in particolare iniziamo un nuovo modulo, l'ultimo del nostro intenso percorso di quest'anno. L'ultimo modulo a cui ci dedichiamo ha come titolo generale Il sogno di Carlo V, che come vedremo sarà un imperatore della casa di Asburgo molto importante che riunirà in sé diversi regni, tra cui anche quelli spagnoli. Che era erede di diverse famiglie importanti dell'Europa del tempo e che quindi lanciò un progetto, grazie a questa eredità molto importante, della cosiddetta Renovatio Imperii, cioè il rinnovo dell'impero, dell'idea di impero, e che sarà ostacolata e che vedrà Carlo V impegnato nel combattere contro diversi avversari, tra cui anche poi, come vedremo, la riforma luterana. All'interno di questo percorso, all'interno di questo modulo, appunto, conclude il nostro anno e ci traghetta definitivamente dall'età medievale nel pieno dei problemi dell'età moderna, uno spazio assolutamente importante è quello che dobbiamo dedicare all'impero ottomano che, come vedremo, sarà uno degli avversari di Carlo V e della Casa d'Asburgo, e che soprattutto, come già abbiamo accennato in diversi momenti del nostro percorso, grazie alla conquista di Costantinopoli del 1453, si affermerà definitivamente come realtà politica preponderante dall'Oriente europeo al Medio Oriente, al Nord Africa. E che quindi rappresenta una cesura, cioè uno strappo, un momento decisivo del percorso di storia che stiamo facendo. Come qualcuno di voi si ricorderà, proprio il 1453, l'anno della caduta di Costantinopoli e quindi l'anno della fine del millenario impero bizantino, è presa a riferimento da diversi storici per indicare la data di inizio dell'età moderna. Molti altri ormai assumono il 1492, cioè la scoperta dell'America da parte degli europei, altri restano legati a questa data. Sicuramente per l'Europa orientale, per il mondo orientale in generale, questa data rappresenta un momento assolutamente di rottura, assolutamente importante. Vedete dalla slide di presentazione, vi ho messo la bandiera che oggi è adottata dallo Stato turco, la bandiera dell'impero ottomano, e qua vi ho messo una piccola raffigurazione della cosiddetta sublime porta. L'impero ottomano per metonimia è chiamato anche l'impero della sublime porta. La sublime porta era proprio questa porta che apriva che era posta alla base della città di Istanbul, la nuova islamizzata Costantinopoli. Bene, quindi per tutta questa serie di motivi la lezione di oggi è molto importante. Il nostro obiettivo è quello di vedere come nasce questo impero, come si afferma. Vedremo che nasce alla fine del 200, si affermerà lungo tutto il corso del XIV secolo, vivrà momenti decisivi nel XV secolo, soprattutto quello del 1453, e risulterà definitivamente una forza contro cui l'Occidente deve fare i conti nel XVI secolo. Sarà proprio nel XVI secolo, quell'epoca in cui Carlo V, che dà il nome al nostro modulo, si scontrerà contro l'impero ottomano, guidato in quel momento, come vedremo, da Solimano il Magnifico. Quindi avremo modo di fare un piccolo viaggio tra questi secoli, in particolare 300-400, per capire appunto la nascita e l'affermazione di questa importante realtà politica che, pensate, nacque nel 1299, come vedremo, e poi ebbe fine solo nel 1922, quindi dopo la Prima Guerra Mondiale, quindi un regno che è durato 623 anni, sostituito poi dalla Repubblica Turca che c'è tutt'oggi, anche se i confini ovviamente sono nettamente ridimensionati, come vedremo. Allora, introduciamoci a vedere innanzitutto come nacque l'impero ottomano. Già sappiamo da lezioni precedenti che i turchi, questa popolazione proveniente
alle steppe dell'Asia, questa popolazione asiatica mongola, già nell'undicesimo secolo, sotto la dinastia dei Selgiuchidi, avevano costituito il primo impero islamico non arabo che andava dall'Anatolia, questo ponte naturale tra Asia e Europa, alla Persia, quindi all'odierno Iran, dalla Mesopotamia, questa regione importantissima, culla delle civiltà orientali, alla Siria e alla Palestina. Quindi sappiamo che fu la presa della Terra Santa da parte dei Selgiuchidi da cui presero avvio le crociate, proprio alla fine dell'undicesimo secolo, e che tuttavia però questa dinastia, questo impero selgiuchide, nel XIII secolo si disfece a causa dell'avanzata dei mongoli. Questo impero si disfece in una serie di emirati che dovevano pagare dei tributi ai mongoli, questo per tutto il 200. Tra questi emirati che erano tributari dei mongoli si affermò quello degli ottomani. Ottomani, che si chiamavano così per il loro fondatore, Osman, che vedete nella rappresentazione, che fu sultano 1326-1360, e che nel 1299 dichiarò l'indipendenza dal canato, cioè dal regno mongolo, non smettendo di pagare i tributi al regno mongolo e iniziando un'aggressiva politica di espansione che, leggenda vuole, si rifaceva a un sogno che egli ebbe in gioventù. Ovviamente questa narrazione leggendaria è del tutto posteriore, ma questo sogno di Osman, che caratterizza un po' l'avanzata ottomana, fu quello di creare un impero che si estendeva sui tre continenti, Europa, Asia, Africa. Pare che appunto questo sogno leggendario, questa visione leggendaria che Osman ricevette in sogno, trattasse di un grandissimo albero che aveva le sue radici in questi tre continenti e che sotto la sua ombra si estendevano le quattro catene montuose dei principali, appunto, monti europei, asiatici e nordafricani, da quelli dei Balcani al Caucaso, al Tauro, e che appunto questo grande albero rappresentava l'impero affidato da Allah a Osman degli Ottomani, che anch'essi, quindi una dinastia turca, come lo erano stati i Selgiuchidi, quindi di origini asiatico-mongole, che si erano però stanziati ormai stabilmente dal 200, dal XIII secolo, in Anatolia, questo ponte naturale che abbiamo già visto diverse volte tra Asia ed Europa. E l'espansione ottomana con Osman si sviluppa lungo tutto il 300. Il XIV secolo è sicuramente secolo importante per l'inizio dell'espansione e l'affermazione degli ottomani, come vedremo tra poco. In particolare, questa espansione avvenne a danno dell'altra grande realtà politica dell'Oriente europeo, e non solo, cioè l'impero bizantino, come sapete, era erede dell'impero romano d'Oriente, e che era un impero millenario, ovviamente. Che però già da secoli era entrato in crisi. Vi ricorderete la momentanea chiusura dell'impero bizantino nel corso dell'inizio, tra il 1206 e il 1261, fu conquistato dai Latini, ci fu l'impero latino di Costantinopoli, il regno latino di Costantinopoli, ma poi fu ripreso l'impero bizantino dopo il 1261, ma viveva un momento di crisi già da secoli. E con l'avanzata ottomana questa crisi porterà alla fine, come vedremo, di questo millenario impero. In particolare, una prima tappa che vi segnalo importante, quella del 1326, in questo caso la data si può anche non ricordare, ma può essere un riferimento importante, almeno ricordare il periodo. Siamo nei primi decenni del 300, più in particolare nel 1326, in cui gli ottomani conquistarono in Anatolia questa città, Bursa, dell'odierna Turchia, che divenne la prima capitale dell'impero ottomano. Vedere, l'impero ottomano avrà tre capitali: la prima fu Bursa, la seconda fu Adrianopoli, conquistata negli anni 60 del 300, e poi la più importante fu assolutamente Costantinopoli, conquistata a metà
del 400 e poi islamizzata con il nome di Istanbul. L'avanzata del 300 avvenne anche dopo Osman, l'impero si estese nell'Anatolia, che qui vi ho messo la rappresentazione, l'immagine, appunto questo ponte naturale tra l'Europa da una parte e l'Asia dall'altra, separata dall'Europa da questi due stretti, lo stretto del Bosforo, dove poi c'è Costantinopoli, e lo stretto dei Dardanelli, dove poi si entra nella Tracia. Ecco, lungo il 300 il regno ottomano costruisce la sua base lungo tutta questa regione importantissima dell'Anatolia, ma penetra anche a metà del 300, nel 1354, in Europa. Attraversa lo stretto dei Dardanelli e conquista Gallipoli, città anche questa dell'odierna Turchia, la regione storica però della Tracia, che può essere ravvisata, pensata come una delle prime città, diciamo così, europee. Convenzionalmente l'Europa inizia appunto, almeno da questa regione, dopo lo stretto dei Dardanelli, anche se molti ritengono la stessa Anatolia una regione europea. Il successore di Osman, Oran, in particolare, fu molto importante perché istituì un corpo militare fondamentale, nucleo dell'esercito ottomano, cioè il corpo dei Giannizzeri, istituito nel 1329. Un corpo scelto, era una sorta di casta militare, ma allo stesso tempo istruita rigidamente ai principi dell'Islam, quindi non erano solo soldati, ma erano anche stretti osservanti della religione islamica. Da questo punto di vista qualcuno ha fatto anche un parallelo tra, per esempio, i Templari e in generale gli ordini monacali e guerrieri e quello degli il corpo dei Giannizzeri, che però era appunto era il nucleo dell'esercito, la parte sicuramente più illustre, più importante dell'esercito ottomano, ed era costituito da ex cristiani convertiti con la forza, ma molto spesso anche da bambini nati cristiani, battezzati cristiani, tolti alle famiglie, cresciuti appunto con una rigida disciplina nella stretta osservanza dell'Islam. Nella seconda metà del 300 gli ottomani si espansero in Tracia e nel 1361 appunto conquistarono Adrianopoli, che divenne la loro seconda capitale dopo Bursa. Poi si espansero anche in Tessaglia, quindi in Grecia, in Bulgaria, in Macedonia e penetrarono quindi anche nei Balcani. Quindi nel 300, oltre all'espansione in Anatolia, penetrano in Europa e penetrano quindi anche nei Balcani. In particolare nel 1389 conquistano il regno di Serbia e quindi di fatto, conquistando l'Anatolia, conquistando poi queste regioni importanti dell'Europa, gli ottomani accerchiano sempre di più l'impero bizantino, che viene stretto sempre di più nella morsa della regione attorno a Costantinopoli. Alcuni storici hanno definito Costantinopoli nel 300 come una città immersa nel deserto turco, nel sabbioso deserto turco. Costantinopoli è qua, questa è la sua regione, e i musulmani, gli ottomani, di fatto accerchiano sempre di più la città di Costantinopoli. Tanto che nel 1394, quindi alla fine del XIV secolo, avvenne il primo assedio della città di Costantinopoli da parte degli ottomani. Gli occidentali risposero a questa iniziativa con una nuova crociata nel 1394-95, guidata dal Ducato di Borgogna. Fate caso alla data, siamo nel pieno della guerra dei cent'anni, guidata dal Ducato di Borgogna, ma anche da Genova e Venezia, crociata che tuttavia non raggiunse il suo obiettivo, perché anzi nel 1396 un esercito di cristiani guidati dal re d'Ungheria e futuro imperatore Sigismondo di Lussemburgo, il protagonista che abbiamo già incontrato del Concilio di Costanza e della crociata, tra virgolette, contro Jan Hus, questo ribelle della regione boema, questo riformatore religioso, ecco, questo Sigismondo di Lussemburgo venne sconfitto dagli ottomani a Nicopoli e quindi questa crociata non finisce come deve. Tuttavia, i turchi non riescono a prendere Costantinopoli nel 1394.